cittadini potranno scegliere. C'è quindi, insomma, lei dice che con questa c'è legge l'hanno stampato, non i cittadini, se non ti piacciono voi. Voti. Vabbè, lei è io la rispetto, posizione Di Maio, per cui ma non va mai Di bene Maio, io sono un cittadino elettore, voglio votare per chi, ma lo per dico il candidato che, mi, sorriso. Che posso scegliere. L'Italia coi no, Roma coi no, Torino coi no, non la governi, non la, devi anche dire dei sì, non basta dire no. I grillini, qual è il problema dei grillini? Che se tu dici bianco dicono nero, se tu dici nero dicono bianco, se tu dici A dicono B, alla prova del governo, a Roma, a Torino, a Livorno, a Bagheria, fanno pena. Va bene, ma questo, non si governa l'Italia coi no. È un altro se, tema. Vediamo con la legge elettorale che c'è, chi vince? Ci sono i collegi, io spero che finisca il prima possibile questa cosa, perché c'è il dibattito sulla legge Fornero da riaprire, c'è il dibattito sul lavoro, c'è il dibattito sull'immigrazione, e i 5 Stelle su questo sono più a sinistra di Bersani e di D'Alema, ahimè, purtroppo. Quindi diamo agli italiani la legge elettorale, il Presidente della Repubblica fissi la data del voto, sì, ci dica 4 marzo, che... 11 marzo. E scade la legislatura, ormai si vota. E andiamo a votare. Però, scusi, mi sarei aspettato, visto che lei è una persona schietta. Fare il grillino, no, se di vuole dire... il grillino. No, no, non va bene, no, non va il bene. Grillino, a dire effettivamente siamo dentro una contraddizione questa storia del voto di fiducia. Invece neanche questo... No, no, io rivendico assolutamente il fatto che abbiamo perso troppi anni. Va bene. Abbiamo perso troppi anni. Voi che fate? Uscite dall'aula? Il voto non votiamo la fiducia Renzi. Al governo, ovviamente. Il governo Renzi, del ministro della buona scuola Fede, certo. Il governo Renzi non ha la nostra fiducia, e ripeto, le uniche volte in cui ha approvato leggi importanti, ad esempio sull'immigrazione, le ha approvate coi 5 Stelle, e non ho ancora capito perché. Io non do la fiducia a Renzi, do agli italiani la legge elettorale in mano. Dunque lei è in maggioranza con Renzi e con Alfano, lei è in maggioranza tra la legge elettorale, ma è un dato di fatto, con Renzi e con Alfano. A volte capiterà anche a Renzi e Alfano di dire qualcosa di giusto, capita due volte al giorno che l'orologio segni la stessa ora, e quindi io sicuramente con Alfano ho poco a che spartire. Però ci fa la legge elettorale, cioè che è la legge fondamentale per la democrazia. In compagnia di Grillo c'è D'Alema.